Bello a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Quest'oggi, come sempre, giocheremo a... Ok, vi saluta anche il maialino. Ok, è contento. Come dicevo, quest'oggi giocheremo a Gamers Go Maker e più o meno dal punto dove ci siamo lasciati, sì, abbastanza ovvio, scontatissimo. Stiamo facendo giochi? No, perché abbiamo visto che c'è un no, miglioramento, ma sì, siamo arrivati negli anni 2000 e abbiamo la possibilità di acquistare aziende e altre aziende oltre alla nostra, e ciò è una bellissima cosa, è buonissima come cosa, anzi. Però purtroppo siamo penalizzati dal fatto che gli ultimi videogiochi che abbiamo fatto ci sono bastati a malapena per mantenere il livello di budget che avevamo inizialmente, e quindi non siamo riusciti a guadagnare. Quindi, dobbiamo fare dei videogiochi che ci diano la possibilità di guadagnare tanti crediti in modo tale da avere la... che cavolo, 5 secondi prima non mo potevate di tacci vostri. Vabbè, come dicevo, vendere videogiochi in maniera tale da poter guadagnare tanti crediti per poter acquistare una società diversa dalla nostra, ovviamente. E una volta che riusciremo a fare ciò, saremo in grado di fare altre cose. Quelle, come ci arriviamo, ve lo farò vedere. Ve lo farò. Come ci arriviamo, ve lo farò vedere. Per adesso sappiate che acquistando le società di altrui avremo delle possibilità. Potremmo fare delle cose in particolare. Non è... cioè potremmo fare delle altre cose, poi capirete, dai. Senza fretta. E dai, su, quanto ci vuole a finire sto coso? Il coso. Quella cosa che quando non sai come si chiama sempre coso. Oh, allora, facciamo così. New edition di un gioco che è andato tanto bene, 94%, perfetto. Lo faremo per IBM con il nuovo motore grafico, con vabbè, tutto nuovo, tutto qui lavorano tutti a posto, basta che lavorano tutti qui. Facciamo le cose di prima o ci suggerisci altro? 56 giorni, 51, vada per 56. Dobbiamo fare un capolavoro, un gioco coi controcoglioni. Robots, per forza robots, mi dispiace. Farao? Gioco di faraoni? Oddio, sì, sta uscendo al cinema Exodus dei Re, però non pensavo che influisse anche sul videogioco. Oh, non è vero niente. Ok, anche questo qui è completato e vediamo come va. Oddio, il prezzo è di 20, ma i coglioni è bassissimo. Vabbè, mettiamo 20 e speriamo che venda. Venda, vende tanto o no? Purtroppo, Editor's Choice. Quindi supera il 90, però purtroppo a quanto pare non sta vendendo tantissimo. E vabbè, dai, che diamine, che ci dobbiamo inventare? Allora, facciamo così. Andiamo dalla Marketing Office. E vediamo lei cosa ci dice, quali sono i trend. Questo 07, ok, abbastanza recente. Action Fight, oddio. Diciamo che Action Fight, però mi pare se non sbaglio, che non è mai stato. Ah, sì, invece. Ah, che bello. Facciamolo. Giochi d'azione vanno benissimo per la PlayStation. Ok. E allora facciamola per la PlayStation, dai. Con l'ultimissimo motore. E dai, dai, andiamo, andiamo. E va bene. Oddio, possiamo network perché ogni tanto è una merda.
Abbiamo finito questo gioco. Wow, la media di questi giochi è 35 dollari e noi ve li faremo pagare tutti. No, facciamo 30, dai. E ok, pubblichiamo questo videogioco. Abbiamo detto, avevo visto. Ah, aspetta, aspetta, aspettiamo le review. Com'è andata? Grafica male, gameplay sound. Non troppo bene, purtroppo. Neanche la sufficienza. Ma che stai a dire? Ma se sono sbagliati, oh. Ma dai, come neanche la sufficienza? L'unico voto... il voto più basso è 6. E voi neanche la sufficienza. Vaffanculo. Sti stronzi. Ah, vabbè, dicevo. Abbiamo delle ricerche disponibili, facciamole tue, vuoi fare ricerche? Ehi, ti ho cliccato, donna? No, chi è che le può fare? Questi di sto piano, vero? Esatto. Allora, ho visto prima, che abbiamo un'altra camera equipaggiabile, la camera PR. La camera PR cos'è? 3 milioni di tasse. Bene, bene, bene. La camera PR è una camera dove producer di livello, wow, dove avremo questo tizio che farà che cosa? Darà vita a promuovere giochi o a creare delle convention. Quindi non avremo più bisogno di andare al, come si chiama? Al Games Week lì, come, vabbè, quello lì, da quella parte lì, ma andrà benissimo anche solo, cioè faremo una cosa tutta nostra. Non so, non ricordo se le date sono le medesime, quindi puoi fare o l'uno o l'altro, o se c'è la possibilità di fare qualcosa in più. Giochi belli, o Vernice Studio, Make Uni, Red Outcast, e sarebbe un gioco loro. Questi vincono, sicuro, sicuro, vabbè, succede, dai. Ok, quindi adesso facciamo una nostra convention di... Gli facciamo investire, non so, 2 milioni e mezzo al massimo, e promuoviamo il gioco che stiamo per far uscire. Quanto tempo gli ci vorrà? Come andranno le cose? Non ne ho idea. E comunque nel frattempo ho creato anche la motion capture. I nomi degli attori saranno fintissimi, però si capirà di Capra, non so, Brando Pitto o Bruce Long, cose così. E però aumenterà qualitativamente il gioco, anche i costi di produzione ovviamente. Ed ecco qui, abbiamo completato anche il nostro ultimissimo videogioco di first person shooter. Wow, prezzo medio 38, facciamo un po' 35, va. Oh, 1.700.000 le pubblicità in televisione. Porco dinci, costano, eh? E abbiamo solo 46 milioni, ne abbiamo persi parecchi ultimamente, eh? E stiamo vendendo pochissimo. Maledizione, come level design? No? Ok, probabilmente ho sbagliato qualche cosina. Però abbiamo raggiunto un bel 80, qual è il problema? Va bene, adesso creiamo un sequel in modo tale da poter guadagnare qualche soldino di un gioco andato particolarmente bene in passato. No, magari non facciamolo su questo PC che è abbastanza trasandato. Con questo motore qui sì, mettiamo anche qualche... Ecco qui ragazzi, come potete vedere, adesso possiamo, visto che abbiamo ricercato il voice acting, e abbiamo quella saletta lì, possiamo inserire qualcuno nei nostri videogiochi. Qualcuno nel senso, sì,
possiamo inserire dei tizi famosi che parlino all'interno dei nostri videogiochi e quindi forse teoricamente il gioco potrebbe, dovrebbe essere migliore rispetto a uno dove non c'è. E forse, visto che ci sono anche dei fan di quei tizi, il gioco dovrebbe riscuotere più vendite. Ed eccoci qui, siamo finalmente giunti alla pubblicazione di questo fottutissimo videogioco. Speriamo che vada bene a prezzo medio 20. È vero, me ne ero dimenticato tantissimo che sti giochi del robot sono abbastanza poco venditivi, hanno un prezzo bassissimo. E qui taradatadan, un bel 9 passa, dai. Quant'è 1 2 3 4 5, no, solo 4. E vabbè, 94 è un buonissimo punteggio, quindi adesso creiamo un altro sequel, ovviamente un gioco che non sia questo, ovviamente. Un'altra volta, quanto sono ripetitivo oggi. Giochi che superano il 90, che non sia questo gioco. 93, no. Oh, madore amiche, sì, è quello che abbiamo fatto adesso, quindi no, è lo stesso, è lo stesso. E qui non abbiamo più, mazza, ne abbiamo fatti pochini di giochi, eh. Vabbè, prendiamo questo NPG. Allora, sì, vada per l'RPG, dai. Che bello! Dei produttori hanno visto il nostro videogioco Luca, l'ultimo che è ancora in vendita, e ci offrono 1.300.000 per poterci fare un film. E il gioco è anche il gioco del mese di ottobre. Beh, visto che sta andando così bene, abbassiamo abbastanza il prezzo. Come raggiungi 300? Ehi, devi raggiungere, ok, ha raggiunto i 300, quindi adesso abbassiamo il prezzo a, non so, 9. Ok, e quindi facciamo più vendite di quel gioco. Ovviamente, ovviamente. Tu annuncia il grandissimo attuale progetto. Poi non puoi fare, no, non puoi fare più niente, sei una schiaffa. Una maledettissima schiaffa. Possiamo fare qualcosa? Possiamo? Server room e voice acting studio. Meikoyuni, vengono solo 3 milioni l'uno. Però. E vabbè, dai, dai. Solo 3 milioni l'uno. Ecco qui, stiamo vendendo veramente tanto, tanto, tanto. E stiamo anche guadagnando un pochino, finalmente, dopo tutto questo tempo di non guadagno. Ecco, usiamo due attori famosi per il nostro RPG in creazioni. Questo sì, va bene come copertina, e vediamo come vanno le cose, dai. Oh, possiamo creare anche un laboratorio, dite. Ah, ho finito i piani, non posso, devo trasferirmi. Vediamo, 4, 3, 4, 3, 4, non c'è una casa da prendere con più stanze delle nostre. E le nostre non sono proprio pochine, eh. 3 piani per 4 fa 12 stanze, quindi dovremo trovare una casa, un appartamento, un posto con più di 12 stanze. Giochi, 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 il nostro sarà il giocone dell'anno. Che bello! Sogno. Dai, dai, allunghiamo il tempo di vendita di questo gioco e abbassiamo ulteriormente il prezzo, lo mandiamo a 7, e così diamo un aiutino alle vendite. Questo RPG 20 dollari, e vada per 20 dollari, dai. Oh, Luca, Game of the Year. Ok, me gustas. E il gioco, arrivano le recensioni, oh, eccole in arrivo. Taratatata, level design sbagliatissimo. Vatti a fidare dei produttori. E già, e già, e già. E vabbè, dai. Ci rifaremo con un gioco
gioco, che giocone sarà? RPG? No, perché abbiamo visto che non fa per noi. Possiamo fare i Morpg. Perché no? Facciamoli, dai. Ed ecco qui che stiamo per pubblicare il nostro primissimo Morpg. Ciò per testare, vedere all'incirca dove dobbiamo investire le nostre risorse e vediamo come funziona, dai. No, è andato male. Malissimo, neanche male, proprio male, 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 male. Non ci abbiamo azzeccato praticamente niente, però abbiamo raggiunto il 60%. Dai, facciamo finta che non sia successo niente, andiamo avanti. Perché non creare un seguito di un gioco? First Person Shooter, eccolo qui, l'avevo fatto abbastanza ultimamente ed è proprio un genere che è abbastanza seguito, diciamo. Con questo, sì. Facciamo chat, no. E qui facciamo decidere tutto quanto al nostro tizio, dai. E va bene, siamo riusciti a completare anche questo videogioco. Niente, la casa con più stanze non ce la vogliono proprio dare. First Person Shooter si vendono al prezzo di 38 dollari. Mi piace, mi piace. A posto, noi vendiamo a 38 dollari, come ci viene detto lì al massimo, e speriamo che vada bene. Abbiamo fatto fare tutto quanto al nostro produttore, quindi visto che sapeva tutto, vabbè, cioè ha fatto tutto lui, ma nonostante tutto, oddio, 87%, manca un po' di system design, però alla fine è andato bene. Proviamo un po' a fare un videogioco di calcio, perché no, dai. Gioco di calcio, simulazione, questo, magari dovremmo mettere grafica 3D, ma va bene così, a noi ci piace. Punti, diciamo che l'ultima volta siamo andati molto bene, quindi andremo come l'ultima volta. E anche questo gioco finalmente è finito. Oh, ci mettono veramente una vita, verso i 90 giorni adesso a pubblicare i giochi, quindi ci vuole tanto, 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 tanto. Non vi faccio vedere tutto perché per voi sarebbe una palla allucinante. Io magari mentre gioco clicco una cosina, un'altra e vedo bene o male cosa succede. Però per voi a vedere me cliccare da sarebbe una rottura di coglioni tremendissima, quindi taglio tutto e vi faccio vedere solo le cose importanti. Oh, finalmente un videogioco che sta vendendo qualche cosa. 100, 200, 300.000. Fanno un film sul mio videogioco. Buona, ottima come cosa. Sì, adesso sta vendendo all'incirca 10.000 copie a settimana. Adesso, ecco, 34.000 copie a settimana. Ottimo, ottimissimo. Quindi farò qualche soldino in più. Eh già. Ah, giusto, ho visto tra le voci dei costi. Giochi in Morpg, quindi adesso, come finiamo di addestrare questo, faremo un Morpg abbastanza buono, sperando di riuscire a guadagnare qualcosa. Vi farò vedere come funziona la questione della camera dei server. Oh, finalmente abbiamo un nuovo building, edificio sul quale ci possiamo trasferire. Costa solo 15 milioncini, però ha 16 stanze, quindi adesso se noi andiamo qui, abbiamo una nuova sala e ci possiamo mettere il laboratorio. E anche questo costa solo 7 milioni e mezzo. Oh mio Dio, costi su costi. E
il laboratorio è un po' come su Game Dev Tycoon, ovvero grazie a questo laboratorio, se troviamo un qualcuno che vuole venirci, eccolo, tipo questo livello 3, questo livello 3, tester livello 4 non può, non c'è spazio, questo livello 3 e questo livello 3. Ok, questo livello 1 non lo vogliamo. E come dicevo sulla bola su beh, ricomincio da capo. Come dicevo, visto che abbiamo il laboratorio, potremo creare la nostra console, la nostra unica e bellissima console. Però prima di poterlo fare dovremo ricercare tante cose come quelle che stanno ricercando adesso, ovvero, per farla breve, il self-learning AI non so a cosa serva, però diciamo che è così, il multi-platform, la copy protection, e per adesso sono questi. Ho visto che uno studio può essere migliore. Oh, e anche questo gioco è stato completato. Il gioco in questione è il Morphg e lo stiamo per vendere, sperando che venda tanto, venda bene e che piaccia alla gente, perché i Morphg, l'importante di Morphg è vendere il più possibile. Wow! Grafiche Sound 10, non avevo investito così tanto. Vabbè, meglio. 83, buono, buono, buono. Voto buonissimo, dai. E quindi, visto che è andato abbastanza bene, perché non creare un nuovo motore? Facciamo un 3D. Buttiamo sul 3D. Stereo, sì, abbiamo il self-learning AI. E facciamo AI, vada per l'AI, va. E sviluppiamolo. Non so quanto ci vorrà, ma ok, adesso come potete vedere sono andato nella server room e visto che il gioco ha fatto circa, beh, tante vendite, 200.000 vendite sono tante, oltre a darmi gli incassi per le vendite dirette del gioco, ho queste, ovvero qui mi dice quante unità ho venduto, quanti ci giocano e i costi mensili per il mantenimento del server e quanti me ne entrano, quasi 1 milione tutti i mesi perché questi stanno giocando al nostro videogioco. Bello! Questo invece purtroppo è uno di quelli dove il primo è stato quel fallimento, quindi adesso lo leviamo perché produce solo perdite e basta. Quindi adesso creiamo un'estensione per il nostro Morphg, quindi, se tutto va bene, aumenteranno le vendite del nostro Morphg. E con questo gioco, che è sì, il solito gioco di artiglieria e strategico, perché ho pochi dindini, quindi vorrei riuscire a racimolarne il massimo numero possibile. Voi vi chiederete perché? Oh, che bello, Editor's Choice. Perché se riusciamo a racimolare tanti soldi, nella prossima puntata vi farò vedere cosa succede e come funzionano le cose quando vai ad acquistare una Oh, che bello. Una compagnia concorrente. E wow, 97, ottimo, ottimo. Con questo, ragazzi, per oggi penso sia tutto. E ci rivediamo alla prossima. Bella?